Salento e anche Nocelle, perché Nocelle è il posto nuovo che quest'anno ti propone per questa edizione. Io non sto qui a farvi perdere tempo, allora direi di far dire qualcosa al sindaco a questo punto, il senso proprio di questo dilatarsi in altezza del festival, oltre che in durata, perché sono 10 giorni. Ma io direi che quest'anno il festival sarà un festival molto panoramico, perché lo scenario di Nocelle, per chi non lo conosce, è un scenario veramente incredibile. Siamo a 450 metri dal mare, ma è come se fossimo sul mare, ed è veramente un'emozione, una sensazione bellissima, per cui invito tutti alla serata a Nocelle. Tra l'altro una serata particolare, una serata che poi il nostro carissimo ma anche burbero direttore artistico, vi dirà in particolare, sarà una rassegna dedicata per il mondo. Sarà oltremodo interessante venire nel borgo di Nocelle. E con questo vorrei dire che è stata una promessa fatta l'ultima sera del teatro, una promessa mantenuta, e siamo soddisfatti come amministrazione di aver ancora di più promosso questo festival in cui noi crediamo veramente tanto. In un momento di crisi per il festival in generale, per il mondo dello spettacolo, per i fondi, poi da dove li avete tirati fuori? Ma noi facciamo questo teatro interamente con fondi comunali, proprio perché, come tu ben dicevi Cecilia, c'è un piangi generale, però diciamo, facendo accortezza su tante altre cose, siamo riusciti a mettere su una somma importante per il teatro. Ma oltre a questo io devo dire che è un qualcosa in cui noi crediamo fortemente anche per il futuro, no? Perché la serata del 10 abbiamo 3 compagnie giovanissime, abbiamo voluto riunire il nord, il sud e le isole proprio nel nome dell'Unità d'Italia per promuovere questi giovani artisti del domani. Questo lo vedremo poi nel programma, perché siamo già arrivati alla fine. Insomma, il festival, il comune investe nel festival, tra l'altro uno degli spettacoli vede il comune non come produttore, ma comunque che sostiene, e stiamo parlando di Canta o Sparo. Sì, quella è un'altra grossissima soddisfazione che abbiamo avuto, e speriamo di migliorare ancora di più. Ripeto, i dettagli poi sarà Gerardo a dirveli, ma siamo soddisfattissimi, perché questa sarà una prima fatta proprio per Positano, ideata proprio per Positano, e veramente siamo orgogliosi di questa cosa. Benissimo, allora l'ultima cosa, il festival è uno strumento di promozione del territorio, cioè il comune investe perché in questo modo promuove se stesso, tanto è vero appunto che i palcoscenici si allargano. Veramente noi su questa attività, l'abbiamo già detto l'anno scorso, lo ribadiamo quest'anno, noi abbiamo investito tantissimo e vogliamo sempre investire di più. Grazie all'aiuto di tutti quanti crediamo di far ancora di più crescere ed emozionare con il teatro appositano. Allora, non so se qualcuno ha qualche domanda, la può fare dopo, invece no, Gerardo. Mi aspettavo una domanda cattiva però da lì, No, io sono buonissima. Da un anno a questa parte sono diventata molto più buona, perché mi aspettavo la domanda cattiva e dice, ma l'anno prossimo che succede? Era no. Per il finale. Ah vabbè, allora te la riservo per il finale. Gerardo, il programma, allora andiamo proprio perché i colleghi vogliono sapere in ordine, come l'avete avuto tutti quanti. Prima di partire col programma volevo dire una cosa, che quest'anno il festival, oltre a questa novità del palcoscenico di Nocelle, ha questa novità che secondo me è veramente una chicca, del prologo. Allora partiamo dal prologo, che cosa succederà? Perché il festival incomincia il 29 alle 21. No, e invece invece il prologo incomincia alle 18. Cosa succederà per le strade di Positano? Allora, al centro della piazza dei Mulini, per chi conosce Positano sa che è il cuore di Positano, si troverà un carrello dei porter. Su questo carrello ci sarà un duo di fisarmonica e percussioni. Accanto al guidatore del carrello, che è un vero porter perché no, commetteremo degli omicidi, ci sarà un attore che è qui presente, Roberto Azzurro,
che leggerà un prologo che è stato scritto appositamente da Manlio Santanelli. E sono delle considerazioni un po' folli sul teatro, della famosa serie Venite al teatro, come io dico sempre, che il teatro mi insegnerà tra le altre cose che la verità non sta nel mezzo, come comunemente si dice, ma sta nel profondo, e si andrà avanti. Ma questo non è finito, perché sarà preceduto questo carrello in movimento, non so Roberto come farà stare là sopra, ma si troverà un modo per legarlo lì sopra, non lo so. Che poi mi serve Roberto, perché deve essere attore in Canto Sparo con Antonella Morea, non è che poi non lo possiamo perdere. No, non lo possiamo perdere, sindaco, esattamente. Allora sarà preceduto da un gruppo di giovani che con una maglia molto bella, il logo del festival, che è stata stampata appositamente. Mi chiedo scusa, se no non vedono dietro, può venire da questa parte? Vai, vai Gerardo, vai. Per il sarà preceduto questo carrello con i musicisti da un gruppo di giovani che sono degli allievi, sono allievi della scuola del teatro Licantropo, quei ragazzi, sì, e altri sono gli allievi del Murattori, che è un gruppo di giovani amatoriali di Positano, ma è importante perché sono dei giovani che invece di darsi alle attività giovanili si sono dati invece a delle attività teatrali, e mi fa molto piacere farli mettere insieme a Positano. Viva Dio, se non ce l'educamo dalla nascita non li troveremo mai più. Il carrello dunque partirà da Piazza dei Mulini, discenderà tutta la discesa di Positano, e il 29 luglio con la folla alle 18 che sale dal mare, non so cosa succederà, ma io mi auguro che ci sia molto rumore, arriverà alle scale della chiesa. Il sindaco non era attrezzato, non mi ha dato un carrello che scende le scale. Lo so ragazzi, è una defaianza che adesso dobbiamo fare. Ci sarà un altro carrello sotto le scale della chiesa, l'attore, i musicisti scenderanno le scale, saliranno sull'altro carrello, preceduti dal gruppo di ragazzi che distribuirà volantini e sui quali è stampato il calendario dello spettacolo, e farà tutto il giro dello stradone, come chiamano i positanesi, cioè passando davanti ai ristoranti, arrivando alla piazzetta dove stanno dei leoni, e se non ci ammazzano prima per i strati li faccio andare anche lungo la spiaggia. Okay. Tutto questo deve essere in 2 ore assolutamente, perché massimo. Poi alle 9 incomincia. Allora, andiamo col cartellone velocemente. Cartellone velocemente dello spettacolo. Però prima del cartellone io devo dire una cosa, se non la dimentico, mi è venuto in mente adesso. Io non sono abituato a dire grazie, sta scritto, poi tocca durante la presentazione, ma io voglio dire grazie personalmente a Lello Esposito per la maschera, a Tramontano per questo montaggio che fa della maschera, alla caffettiera che ci ha ospitato, a Costantinopoli 104 che mi ha dato delle cose meravigliose di camere per alloggiare gli attori che venivano da fuori, e quindi scordo non vorrei che proprio succedesse una guerra internazionale, tutti gli abbracci, questo devo dire assolutamente all'Elesposito, la caffettiera Costantinopoli, Big Babbo Speck, ragazzi, voi troverete l'Unità d'Italia a colori entrando nel teatro, sono dei divani e delle poltrone di bianco, rosso e verde, l'Unità d'Italia, che siederete lì sopra altrettanto. E poi voglio ringraziare il professor Sabatino della Università, con la professoressa Sonia Milla della Facoltà di Lettere, che ci hanno già ospitato il Positano Teatro Festival a proposito di quella conferenza sul premio Annibale Ruggello e Positano al Teatro Festival, e che prossimamente ha l'intenzione di lanciare uno studio su Scarpetta che arriva fino a Ruggello. E ho detto tutto, non mi sono dimenticato di nessuno. Il programma, come Dio vuole. Il programma è un po' difficile. Il programma parte con... No, non l'ho sentito, dovevo dire. Il programma parte con Fragile, uno spettacolo di Issa Daniele. Issa Daniele racconterà, Danieli racconterà delle cose straordinarie di se stesso, della sua vita, dello spettacolo, attraverso le sue parole, attraverso le sue canzoni, attraverso i suoi brani teatrali, attraverso dei ricordi, e io ve lo dico chiaro e tondo, perché tanto ci sarà una bella sorpresa. Isa mi ha chiamato e mi ha detto: Gerardo, fai una cortesia, ma dai una poltrona in un tavolo netto, ma che mi ha fatto?
No, perché è il 25 della morte di Annibale Vicello. Io voglio fare un pezzo estraendolo da Ferdinando. Ferdinando è un, come tutti sanno, è un testo teatrale che fu scritto per la ISA 26 anni fa, se non erro, 25 è morto, perlomeno 26 anni fa. E lei vuole rendere questo omaggio, il famoso pezzo della Seta Lamma, che oramai è un classico. Perché noi non l'abbiamo detto ancora, l'avremmo detto dopo parlando del premio, sono 25 anni sono dalla 25 scomparsa, anni di della scomparsa di Annibale Vicello. Ed è molto divertente questa cosa, perché io dovrò inventare dammi una poltrona qualunque, ci metto una pezza sopra. Prossimo, next. Il prossimo spettacolo, per chi è in ordine di tempo, questo è il Teatro Grande, lo spettacolo che segue, sempre nel Teatro Giardino, di Carmine Borrino, che sta laggiù vestito già da positanese, non si è capito perché, è venuto vestito da positanese. Intercity Plus è la via crucis di un povero Cristo. Credetemi, non è affatto una cosa triste, anche se ti commuove, ma è una meravigliosa cosa straordinaria. Io, come diceva Cecilia, che gli è piaciuto perché lei non ha avuto il tempo di vederla, poverina. Mi è piaciuto perché nella storia o nell'esempio del teatro, della scena italiana, soprattutto anche napoletana, non si è mai visto una mamma, quando il figlio se ne deve andare per delle ragioni di lavoro, a dar battuto, quindi a rubare, perché queste favole, mamma, invece no, lì, tenendo i tempi e le battute di una sceneggiata, proprio una sceneggiata, e la mamma, non dico che ne caccia il figlio, ma se ne deve andare, lo dice con dolore, lo dice con strazio, ma questa è la cosa che mi ha colpito, ecco perché Carmine Borrino sta in questa razza. Dopo andiamo a Monte Perduto. Dopodiché il giorno dopo, il 31 luglio, dove sta Peppe Miale? Siccome il sindaco non è tifoso napoletano, sai che ha detto? No, questo lo possiamo anche saltare, andiamo oltre.